un po' di tristezza stamani, perché è l'ultima giornata di questi incontri. Un impegno da una parte, un impegno anche per tutti voi il sabato mattina che potreste fare altre cose, e un impegno per noi, ma anche un bel percorso. Quindi la prima cosa che vi voglio dire è che vi ringrazio per questo percorso fatto insieme su un tema che mi è molto caro, e sono molto felice oggi di presentarvi queste tre persone, perché poi sono tre in realtà, che chiuderanno questi incontri. Carlo Lucarelli lo conoscete tutti, scrittore, si occupa di violenza, ha programmi televisivi, quindi credo che è inutile che vi parli di più. La dottoressa Daniele, Chiara Daniele, è una filologa e probabilmente ed è anche amica e conoscente interessata a queste tematiche, anche perché si occupa di molte cose sociali, e poi ce lo dirà, e sarà lei che farà domande ai nostri ospiti. E poi Marco Vichi, oltre a essere scrittore fiorentino, quindi conosce bene il nostro ambiente, e è uno scrittore di gialli essenzialmente, noir. Allora, pensavo stamani a quanto dignità si univa alla narrazione di questo tipo, credo che si unisca parecchio, perché di solito la narrazione che loro portano avanti è una narrazione di storie estremamente forti, estremamente complesse, in cui però probabilmente ai loro protagonisti dovranno cercare di lasciare sempre la possibilità, soprattutto le vittime, di avere una dignità. E poi si svolgerà variamente questo dibattito, ma insomma è questo, secondo quello che loro vorranno dire e Chiara vorrà dire. Concludo dicendo che per noi, noi Fondazione Cassa di Risparmio, è stato un vero piacere poter fare questo. Ogni anno noi vorremmo trovare un tema sul quale riflettere insieme. I temi che finora sono stati, di cui si è parlato, sono stati tre. Il primo, forse che è stato il primo perché mi premeva e faceva parte della mia formazione, era il limite. Quindi abbiamo trattato del limite in tutte le sue sfaccettature. Il secondo è stato un altro tema importante per me, ma penso per tutti, che sia un po' dimesso sotto il tappeto come la polvere che non serve, la responsabilità. E poi quest'anno è venuta la dignità. Mi piacerebbe una cosa, lo dicevo stamani con Federica Checchi, che collabora con me in Fondazione Cassa di Risparmio, e cerchiamo di fare le cose culturali che ci appassionano. Sarebbe bello se voi, chi vuole, chi se la sente, scrivesse a quell'indirizzo mail dove voi prenotate e potesse dire: a me interesserebbe parlare di. Io ho un'idea, abbiamo un'idea, ne abbiamo parlato, però credo che sarebbe ancora meglio se un'indicazione venisse dal nostro pubblico, perché questo sarebbe più stimolante per noi e forse anche per voi. Quindi se questa cosa, pensateci, e se lo fate ci darete un aiuto in qualche modo. Credo che coinvolgere e condividere sia davvero la cosa più bella che si può fare quando si ha un rapporto e la possibilità nel rapporto di fare qualche cosa. Noi vogliamo come fondazione fare cultura. La cultura sta alla base di qualsiasi percorso sociale e civile. Quindi credo che conoscere sia una, e qui ritorno al discorso di responsabilità, sia una responsabilità che abbiamo tutti, perché ci si possa posizionare conoscendo. Spesso non si conosce, non si conoscono tante cose. Ieri sera era una conferenza sulle direttive anticipate di trattamento, perché questo è quello che mi interessa, e vedevo persone di alto livello anche, preparati, laureati nella vita sociale fiorentina, e che si guardavano e non sapevano e non,
e non capivano forse. Allora io credo che, come le direttive anticipate di trattamento, che è l'esempio che porto, ci siano molte cose sulle quali noi vorremmo approfondire la nostra riflessione. Quindi vi prego, sarebbe un bel aiuto per noi. Vi saluto anche, vi saluto ringraziando i nostri ospiti, che così è molto bello finire con voi, quindi è il momento di chiusura di una cosa bella. Quindi vi ringrazio tutti per essere stati con noi e ringrazio voi per aver accettato il nostro invito. E noi ci siamo come fondazione. La fondazione, voi sapete che non è una banca e deve continuare a lavorare sul territorio sentendo ascoltando e cercando di fare quello che il territorio richiede. Grazie infinite a tutti. Benvenuti a questo incontro, un grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e volevo cominciare con una frase che è un'immagine che tutti noi ci portiamo dietro dai tempi della scuola: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me. Con questa immagine e frase Kant concludeva nel lontano 1788 la sua critica della ragion pratica e consegnava ai suoi contemporanei e a noi posteri un tema particolare, quello dei modi dello sguardo umano, e cioè dei modi in cui tutti noi guardiamo noi stessi e guardiamo gli altri nello sforzo del riconoscimento del campo della comune umanità. E nel campo della comune umanità rientra la dignità. Dignità come attributo ontologico della persona. La persona ha dignità a prescindere dalla condizione nella quale nasce, dal genere, dalle origini, dalla condizione sociale ed economica, ma anche dignità come esigenza etica. La dignità precede ed è fondamento di diritti, libertà, giustizia. E senza la libertà, la dignità individuale, non può esistere quella dignità sociale e collettiva che è sancita dall'articolo 3 della nostra Costituzione, come ci ha ben spiegato Gherardo Colombo in uno degli incontri. Dignità, dignità come diritto, dignità negata, dignità perduta. La dignità è un grande tema narrativo. È un tema narrativo che attraversa la letteratura di tutti i tempi, ma dignità chiama in causa immediatamente anche gli autori. Dignità rispetto, come dire, alle storie, dignità rispetto ai personaggi, dignità, in tante epoche lo abbiamo visto, rispetto al potere. Nella scrittura, nei libri della parola, ci ricorda Monio Vadia in un suo librino del 2012, dignità si traduce con il termine onore verso se stessi. La dignità quindi è tema narrativo ed è e chiama in corresponsabilità gli autori. E quindi, avendo qui due autori che sono fra i più interessanti della narrativa italiana contemporanea, che poi dichiaro subito, io sono una loro lettrice, ascoltatrice, entusiasta da anni, voglio chiedere a loro, Carlo Lucarelli, Marco Vichi, che cos'è la dignità per voi? Comincia Carlo? Comincio io, sì. Buongiorno a tutti. Lo dirò a modo mio, cioè molto confusamente, perché così, partendo da una piccola storia. La dignità in questo senso, poi soprattutto non nel senso che ci appartiene, la dignità nella narrazione, dignità d'autore, dignità in generale. Io parto da questa storia. Tanti anni fa, c'era ancora la leva, io ho fatto il militare, no? E un giorno sono andato con la mia compagnia a sparare ad un poligono militare, che poi era un campo in una valle della Liguria, dove stavamo noi. E la mia compagnia era divisa in 4 plotoni, dico la mia non perché la comandavo io, ma perché ne facevo parte, no? Come soldato semplice. Divisa in 4 plotoni, ogni plotone aveva un incarico, c'erano gli zappatori, c'erano i segnalatori che dovevano per esempio segnare sulle sagome, no? Dove erano i buchi dei proiettili, c'erano le guardie che stavano ai lati di questo campo enorme per evitare che una mucca entrasse per sbaglio e si facesse sparare probabilmente. E niente,
Ogni plotone veniva schierato in fila dal più alto al più piccolo. Io stavo a metà. Il più piccolo, casualmente, doveva dire una frase in gergo un po' militare di una riga che spiegava qual era il compito della sua, del suo plotone, della sua specialità. Non so, le guardie si ergono a difesa dei limitari del campo, così. Io ero nel plotone degli zappatori. Nel mio plotone, il più piccolo, era un ragazzino di Napoli che, mentre eravamo schierati, dovevano passare un caporale e un tenente e chiedevano cosa fa la guardia. La guardia si erge a difesa del campo, vabbè. E questo ragazzino qui doveva dire lui questa righina. E io lo vedevo ed era di un nervosismo, friggeva proprio, come se ci avesse qualcosa dentro che gli esplodeva. E io pensavo, dai, va là, cioè è una righina, adesso puoi dirla anche come ti pare a te. E non è così grave, pensavo. Poi pensavo, poverino, era proprio, gli ballavano le gambe, sapete quando uno fa così con le gambe. A un certo punto arrivano e il tenente gli chiede: cosa fa lo zappatore? E il ragazzino dice: o zappatore non si scorda mamma soia, a denocchia te vasa chi ste mane, che è una frase della sceneggiata Lo Zappatore, un classico della sceneggiata napoletana, detta da Mario Merola, punito ovviamente 2 giorni di cella di rigore, cioè. Tutti hanno riso, io che l'avevo sentita, e poi soprattutto tutti i napoletani che c'erano. Allora, lui ha detto una cosa che lo sapeva che sarebbe stato punito, perché non la puoi dire, sei lì, siamo lì per sparare, siamo in una struttura militare, cosa fa lo zappatore? Lo zappatore si erge. Eppure non la poteva dire perché era troppo bella. Infatti era la cosa più bella da dire in quel momento, in quel contesto, in una sceneggiatura. L'avremmo scritta proprio studiando quelle parole lì, non qual è il ruolo dello zappatore. Vedete che non funziona. Cosa fa lo zappatore? O zappatore non si scorda, mamma. Bellissimo. Allora, questa è in un certo senso per me la dignità dell'autore, del narratore. La dignità, se volete usiamo parole grosse, dell'artista, del creatore, va bene, ma diciamo proprio del narratore. Esiste un universo, una sinfonia, dentro il quale ci sono alcune note, no, che sono quelle, non voglio dire più belle, perché la bellezza è relativa, neanche più giuste, perché la giustizia, no, quelle che se non ci fossero ti mancherebbero. Quella era la cosa perfetta da dire in quel momento. E non importa se subirai conseguenze tremende, se il canone vuole un'altra cosa, se le regole vogliono delle cose diverse, se il tuo ruolo in quel momento lì ti imporrebbe una cosa totalmente diversa. Sei un militare, sei un soldatino, c'è un tenente, un caporale, correrai dei rischi. No, la cosa migliore da fare, la cosa più giusta, più bella, vedete che sbaglio, quella cosa lì è quella battuta. Senza di quella crolla tutto. Allora, da una parte esiste una dignità che è questa, nostra. Qual è la nostra dignità? Io ho una responsabilità che mi permette come autore, come dicevamo, di guardarmi allo specchio e di dire sì, ho fatto quello che secondo me era la cosa migliore da fare in quel momento. Ho una responsabilità che è rispetto a quello che racconto. E qui passo ad un'altra sfumatura della dignità di autore. Noi abbiamo avuto periodi storici, soprattutto ambienti letterari, anche adesso, in cui la dignità letteraria veniva riservata a certi argomenti e a certi generi e a certi personaggi. Certi personaggi e certe cose da raccontare non avevano, ecco, ancora un po' si dice, dignità letteraria. La dignità letteraria sarà quando racconti di un grande argomento con grandi personaggi. Uno scrittore, aspirante scrittore, fidanzato a un'altra artista che sta cercando la sua strada nel mondo, un rapporto di coppia importante, con sfumature importanti. Questa è una storia che ha dignità letteraria. Un morto ammazzato in un vicolo della periferia, vabbè, questo non è che abbia proprio grande dignità. Quel personaggio lì, poi chi l'ha ammazzato, insomma, per quale motivo? Roba bassa. Questa cosa qui ha una dignità diversa. Ecco, noi siamo stati quelli che un po' hanno fermato, e di questo siamo orgogliosi, è quel famoso, è la cosa che vi dicevo del soldatino, no? Dello zappatore. Esiste una regola che dice: scrivi di quelle cose là, non di queste cose qui, se vuoi avere successo. Invece noi ci siamo resi conto, abbiamo pensato che quella cosa lì da raccontare era la cosa più giusta, che in effetti le persone che stanno ai margini della società, non ai margini quassù, ma ai margini di sotto, hanno una dignità di narrazione che per noi funziona, è perfetta.
va bene, ci manca se non raccontassimo la storia di certe persone. E poi ci siamo accorti, dal momento che quando tu scrivi un racconto che ha a che fare con il genere nostro, che già è una parola abbastanza difficile da definire, diciamo, quando vuoi raccontarla come la raccontiamo noi, cioè in maniera, come dire, misteriosa e problematica, beh, ci siamo accorti che noi non possiamo cedere allo stereotipo, per cui per forza il cattivo è fatto in un certo modo. Noi dobbiamo andare dentro la personalità di ognuno e cercare di rendere le ragioni di tutti, e quindi la dignità di qualunque personaggio, compresi quelli che a noi, a chi ci legge, sembrano i cattivi fin dall'inizio. Abbiamo idea che alcuni personaggi non sono come vorrei essere io, non mi piacciono, mi stanno antipatici, ma se voglio raccontare la storia loro in quel modo che vi dicevo prima, mettendoci la nota giusta nel punto giusto, io devo rendere le ragioni di tutti, devo rendere le contraddizioni di tutti e quindi la dignità di tutti. E quindi siamo tra gli scrittori più dignitosi, credo, no? che ci siano nel panorama letterario. Allora, buongiorno, si sente? Che io mi sento un po' di rimbombo. Va bene? Perfetto. Dunque, la vice direttrice, no, la vicepresidente, scusa, vicepresidente mi ha chiamato giallista, no? Partiamo da lì. Che di solito scatta l'anatema, ma io sono con Lucarelli, allora se mi chiamano giallista accanto a Lucarelli mi va bene, perché i suoi polizieschi sono quello che diceva adesso Carlo, indagano l'uomo, sono indagini umane soprattutto, non indagini solo criminali, che è quello che almeno a me ha insegnato Sciascia, Durre, Matteo Dostoevsky, per cui così mi va bene. Il meccanismo giallo fine a se stesso, dove vengono usati i personaggi come burattini al servizio della trama, mi annoiano e non li saprei neanche scrivere. Ecco, benissimo, benissimo. No, no, ma era solo una battuta. Quando ho sentito di questo invito e dell'argomento dignità, mi è venuto subito in mente una cosa che riguarda uno scrittore degli anni 30 e 40 tedesco che si chiama Hans Fallada, insomma, per chi non l'ha letto lo invito a correre in libreria a cercare tutto quello che ha scritto, che durante gli anni 30 ebbe un gran successo, prima no, all'inizio non aveva successo, a un certo punto esplode questo gran successo con questo e adesso Pover'uomo, con questo romanzo. Viene tradotto all'estero, siamo nel 32, l'anno dopo arriva Hitler. E Goebbels, visto che lui aveva successo e scriveva bene, vorrebbe accaparrarselo e comincia a mandargli delle richieste più o meno velate di spostare la sua narrativa verso il filo nazismo. Molti altri scrittori sono già fuggiti, Thomas Mann, Zweig, tutti sono andati via. Lui rimane perché solo in Germania può scrivere. Se esce dalla Germania lui non riuscirebbe a scrivere. Rimane e in una delle sue opere un pochino cede. Insomma, la minaccia di Goebbels faceva paura a molti, se non a tutti. Cede un pochino, non scrive un romanzo filonazista, ma insomma corregge un pochino il tiro in fondo, anche se lui era antinazista, lo corregge e questo gli pesa. Lui in quel momento ha perso la sua dignità, cioè il rispetto di se stesso. Passano gli anni, Goebbels gli chiede un romanzo antisemita. Questo è un salto enorme, no? Immaginiamoci noi se ci chiedessero di scrivere un romanzo antisemita. Lui, siccome usciva e entrava dai manicomi, entra e di nuovo beve, si droga, entra di nuovo in un ospedale psichiatrico e questo già lo protegge un pochino, però gli arrivano i fogli di carta per scrivere, è Goebbels che li fa avere, dice tu devi scrivere il romanzo antisemita. Lui sfrutta quel tempo, rimandando sempre questo romanzo, per scrivere tre romanzi che usciranno postumi, cifrati,
Lui scrive con una scrittura completamente cifrata dei romanzi antinazisti, ma li scrive con questo linguaggio, questa grafia che viene decifrata soltanto molto dopo la sua morte, per cui lascia questa eredità. Ma non solo, quando dopo la fine della guerra, siamo intorno al 47, lui è in ospedale perché sta malissimo, arriva un poeta comunista e gli porta un plico della Gestapo in cui si racconta della resistenza, di una forma di resistenza al nazismo di due coniugi che avevano perso nel romanzo che lui scrive il figlio, ma non so se era il nipote, in guerra, e cominciano la loro resistenza. In cosa consiste? Scrivere delle lettere e lasciarle nei palazzi di Berlino, delle lettere contro il regime nazista. Poi si attiva una macchina incredibile, aprono un ufficio alla Gestapo per prendere queste persone, perché credono che ci sia un'organizzazione disfattista. Alla fine trovano questi due operai, due coniugi operai che avevano messo in piedi questa cosa. Li prendono e li giustiziano. Il libro si chiama Ognuno muore solo e il film è Lettere da Berlino, che è veramente stupendo. Ecco, lui lo scrive in ospedale, in 24 giorni scrive più di 600 pagine, facciamo il conto, quanto è 50 pagine al giorno, quanto è, più o meno, no, meno, 30 pagine al giorno. Sappiamo cosa vuol dire scrivere 30 pagine al giorno. E con quello lui ritrova il rispetto di se stesso, ritrova la sua dignità, cioè là, e poi muore, cioè dopo aver scritto questo romanzo, dopo pochi giorni muore, non lo vede neanche pubblicato. Perché? Lo scrive di gran foga perché vuole assolutamente riscattarsi, vuole assolutamente lasciare come ultima sua testimonianza la sua vera natura, cioè il suo vero pensiero sul nazismo, e ritrova la sua dignità. Io questo lo trovo straordinario, è commovente, commovente. Riesce a fare questa cosa. Questa è la dignità dello scrittore rispetto alle proprie opere. Ma poi c'è la dignità raccontata. Quello è un altro argomento. Io da raccontatore, da cantastorie, amo moltissimo, cioè è uno degli argomenti che mi piace sia da leggere che da scrivere, proprio la perdita della dignità, cioè andare a esplorare, scrivere e anche esplorare se stessi, per cui se uno racconta la perdita della dignità, la sperimenta su se stesso, cerca di identificarsi, identifica con il personaggio che sta scrivendo e sperimenta la perdita della dignità senza perderla nella vita. Però è interessante vedere quali sono i propri limiti, quali sono i confini in cui tu potresti perdere la dignità. E se penso alla narrativa più bella, mi viene in mente, mi vengono in mente due russi di cui mi sono cibato tanto da ragazzo. Chekhov, che in molti dei suoi racconti ha praticamente fornito a Paolo Villaggio il personaggio di Fantozzi. Se voi leggete Chekhov, ci sono dei racconti che dici: ma l'ha scritto Paolo Villaggio questo? Invece è il contrario, ovviamente. Esattamente così, cioè racconta la perdita della dignità di fronte al potere, dell'impiegato che dice: ora vado a cantare le quattro al mio superiore, e poi si accartoccia, non riesce a spiccicare parole. Oppure un altro capolavoro, che è Memoria del sottosuolo di Dostoevsky, dove si parla veramente nella seconda parte, c'è tutta questa capacità di Dostoevsky di raccontare una persona che, nonostante sia intelligente, colta, sensibile e capisce perfettamente in che cunicolo di immoralità si è infilato, non riesce a fermarsi e continua a spingere sull'acceleratore che lo porta a perdere la dignità. Ecco. Grazie. Marco Carlo, abbiamo parlato di personaggi.
Molto spesso il personaggio che si crea vi diventa altro sotto le mani, e quindi i personaggi vengono a raccontarvi storie, perché entrambi avete detto per raccontare certe storie aspettiamo che i personaggi vengano a raccontarcele. Per te è stato per esempio il commissario De Luca, protagonista del tuo esordio della prima trilogia degli anni 90, lo hai non accantonato ma lasciato lì perché quello che aveva da raccontare lo ha raccontato. Poi quando ha avuto una storia che tu volevi raccontare, che lui poteva raccontare, è tornato, e i tuoi due ultimi romanzi lo hanno di nuovo come protagonista, sia Intrigo Italiano sia Peccato Mortale, che presentiamo questa sera all'Alfieri alle ore 18. Così come Marco, diciamo, ci racconta come molti dei suoi personaggi vengano a raccontargli storie. Lo stesso personaggio amatissimo del commissario Bordelli, lui diceva: aspetto venga a raccontarmi una storia. Però molte volte tu cominci una storia e poi dici il personaggio cambia. Ce lo volete raccontare? Come vi cambiano i personaggi e come vi raccontano storie? Parto io? Sì, beh, anche questo ha a che fare con il concetto di dignità nella narrazione, perché non solo i personaggi arrivano e ti raccontano una storia, tu scopri che il personaggio più adatto per raccontarti quella storia che c'hai in testa tu è quello lì, non solo ti racconta la sua storia ma te la racconta come vuole lui, ed è una sorta di rispetto che devi avere. A me è successo fin dall'inizio, l'ho capito soltanto dopo un po' di romanzi, che questa era la cosa più giusta da fare, perché all'inizio mi sconvolgeva. Io scrivo un romanzo carta bianca con un poliziotto negli ultimi giorni, no, del regime fascista della Repubblica di Salò, e nella mia intenzione c'è quella di scrivere di un personaggio molto negativo, un personaggio molto nero. Avevo letto tante cose, James Ellroy soprattutto, con personaggi cattivi, feroci, negativi, con tutte le loro contraddizioni e la loro dignità naturalmente, ma io volevo che il mio commissario De Luca fosse un tizio molto molto duro. Ad un certo punto nella mia trama, perché il romanzo giallo, sempre con quella dignità che diamo alla parola, ovviamente è molte volte molto legato a certi ritmi narrativi, non voglio dire no alla trama, alle 20 regole per scrivere un giallo, ma a certi ritmi narrativi, per cui una domanda che comincia all'inizio, poi si stempera in quello che tu stai raccontando, poi troverà una sua risposta nel posto giusto. E io pensavo che la mia risposta, l'inizio della mia risposta sarebbe stato a metà romanzo. Il mio commissario indaga, cerca di scoprire alcune cose, è passato dalla polizia politica a quella criminale per salvarsi la pelle, cioè pensando adesso se faccio il poliziotto alla fine quando crollerà il regime nessuno mi verrà a dire niente. E sta indagando su un giallo e poi ad un certo punto non riesce a scoprire niente, e nella mia logica c'era lui che se ne torna, cercano di ucciderlo, risponde sparando, si salva, se ne va in questura, tira fuori da sotto un mobile, una valigia che aveva quando stava la politica, dentro ci sono bombe a mano, che si mette in tasca un mitra e dice: adesso si fa a modo mio, carta bianca, che era il titolo del romanzo, e a schiaffoni si fa dire una cosa importante che poi porterà avanti la narrazione. Quindi vedete, nella trama questa cosa qui, il commissario De Luca, violento, cattivo, molto fascista, molto legato a un esercizio del potere così, è lui. Dopodiché, vedete la premessa? È un uomo che passa dalla polizia politica a quella criminale perché ha paura che lo facciano fuori alla fine della guerra. La prima scena, siccome mi piaceva che ci fosse una cosa diretta, è il lancio di una bomba, di un attentato durante un funerale. Lui si butta per terra perché ha paura di essere ammazzato. Sparano tutti per aria, lui se ne sta lì. Poi, mentre indaga, scopre che il caso è più politico di quello che credeva, e allora gli dice al suo sottoposto: siamo nei guai perché ho paura che quello che scopriremo ci farà ammazzare. Poi si accorge che addirittura c'è una guerra di potere, per cui dice: noi siamo soldati in una guerra in cui di solito i soldati vengono ammazzati. Paura era diventata la parola chiave di tutto il mio romanzo. Quando arrivo al momento in cui il mio commissario De Luca, che è diventato questa cosa qua, si ritrova in mezzo ad una strada buia, vede un tizio in bicicletta che si è appena fermato davanti, uno che sta guardando la vetrina di un negozio, sente un fischio e vede che si avvicina un altro, che è esattamente il modo con cui loro facevano le esecuzioni o gli arresti, secondo voi cosa fa? Tira fuori la pistola, spara, poi carta bianca o no? No, scappa. Perché è quello lì. È diventato, cioè non è diventato, ho scoperto che era quello lì. Sarebbe stato un forzare la dignità del personaggio, che molte volte
forzare la dignità significa arrivare da qualcuno e dire tu devi fare così anche se tu non sei così, e quando tu dici va bene farò quello che non sono, perdi la dignità, come hai raccontato prima. E sarebbe stato questo se io avessi detto no, fermo commissario, se no io non so come finire il mio romanzo perché la mia idea è quella là, quindi tu devi fare così. E invece noi dobbiamo seguire quello che i personaggi ci raccontano. Provate a immaginare, mi è esploso il romanzo, non sapevo più come andare a finire, non sapevo neanche più chi era stato a commettere gli omicidi, non sapevo cosa avrebbe fatto questo qui, il quale scappa, va a casa della fidanzata che sta lì vicino, tremante, fa chiamare i suoi amici e si fa venire a prendere con la macchina. E poi, non solo, non era più giusto neanche il titolo del mio romanzo, non diceva più Carta Bianca, guaio. Però questa è la cosa più giusta da fare. Allora mi sono messo lì dopo 3 giorni, i 3 giorni di smarrimento del narratore, che ho visto che più o meno succede a tutti. Arrivi a metà e hai perso tutto, non funziona più niente, non torna più niente. Allora cominci a dire, ecco, lo vedi, se scrivevo un'altra cosa, questa è una storia che non ha senso, ma cosa sto facendo? Adesso ho un editore, quello era il mio primo romanzo, ma dopo avevo degli editori che attendevano, che adesso mi dirà non ti pubblico più, e sei disperato, no? È come la prima influenza, se volete, la prima cotta. Dopo un po' capisci che vabbè, succede. E dopo un po', dopo 3 giorni, riparte tutto. Allora a quel punto, e ti accorgi di queste 2 cose, stai raccontando la storia di una persona che è una persona, che si comporta in un certo modo, che non è che cambia, lo scopri che è fatto in un certo modo, e lui ti sta raccontando una storia che è la sua, che è diversa da quella che pensavi tu all'inizio. E il compromesso giusto è quello di mettersi seduti e dire, va bene, vediamo, cosa mi dici, cosa mi stai raccontando? E ti accorgi, nella maggior parte dei casi, che era la cosa più giusta da fare, perché arrivi in fondo, stai parlando con una persona che ti sta parlando lei, con la sua dignità, che si può guardare in faccia dicendo io ho fatto quello che è nelle mie convinzioni, nella mia natura, nella mia idea di fare, non mi hai obbligato a fare una cosa che mi ha snaturato completamente, e arrivi in fondo e io sono fortunato, la maggior parte, anzi la maggior, tutte le volte arrivo in fondo e dico ma sai che bello sto finale, non ci avevo mai pensato, grazie, è più bello il tuo del mio. E questo è quello che succede. Sì. La parola chiave è ma cosa sto facendo? Lì stai facendo la cosa giusta. E io quando mi domando ma che sto scrivendo? È lì che mi vengono le cose più soddisfacenti per me, più divertenti, più che poi quando le rileggo dico ma l'ho scritta io questa, insomma questa a volte mi succede. E, curiosamente, quando io nella mia lunga attesa di 20 anni, aspettando di pubblicare da quando mi dissi voglio fare lo scrittore, scrissi sull'onda di entusiasmo di aver letto Dürrenmatt, che considero uno dei più grandi scrittori e non di polizieschi, che ha scritto anche polizieschi, che ha usato il genere per raccontare l'intervento del caso sulla vita umana. Scrissi 3 o 4 di questi bordelli abbastanza illeggibili perché erano buttati giù e Carlo li ha letti in forma ancora prima ancora che io li pubblicassi. Curiosamente li feci leggere a un amico e lui mi disse ma hai mai letto Lucarelli? Erano appena usciti i tuoi 3 De Luca, Carta Bianca, Via delle Oche e State Torbida. Dice guarda leggilo perché c'ha qualcosa di, no, c'ha qualche attinenza, qualche somiglianza con te, sono molto belli. E li lessi, disse cavolo ma insomma, lui io non lo conoscevo. Poi è arrivato Camilleri, tutti e 3 abbiamo scritto nello stesso periodo questi polizieschi che però sono anche, no, vanno anche a cercare i personaggi nella loro intimità. Cos'è successo? Boh, non lo so cosa è successo. Si è rotto l'equilibrio e volevamo raccontare delle storie. Questo è un po' l'aneddoto di come è cominciato il personaggio. Riguardo invece alla scoperta dei personaggi, di come si animano dentro le pagine, mi viene in mente il caso più eclatante, almeno mio, non so chi di voi ha letto, c'è un librettino di 4 racconti, si chiama Perché Dollari, il primo è un bordellino piccolo e poi ci sono 3 racconti, uno si chiama Reparto Macelleria, che è la storia
è raccontata da un ragazzo di 30 anni che conosce per caso una persona di una certa età che gli confida che sta cercando il suo torturatore fascista di tanti anni prima, del 44. Lui, nonostante torture, pestaggi, riesce a sopravvivere, poi finisce la guerra, grande caos, e lui dopo tanti anni dice: io vorrei ritrovare il mio torturatore fascista, e so che è a Firenze, so che è qua, mi sono trasferito qua, io con una serie di amici lo sto cercando. Alla fine lo trova e ci va a parlare. Il ragazzo, che si sente coinvolto, no, in questa sorta di vendetta, giustizia vendetta, diciamo, lo segue di nascosto, lui che va a parlare con questo fascista che va sempre a fare colazione in un bar a San Domenico perché vive lì vicino, e li segue di lontano. Questo qui vede questi due vecchi con un cane nel mezzo che fanno un giro e poi tornano, si danno la mano e va via, che poi lo va a trovare a casa. Per me, nella mia idea, era che il partigiano si vendicasse in modo feroce contro questo aguzzino fascista. Arriva a casa di questo e dice: ah, bene, ho visto... Anzi, il partigiano si accorge di essere stato seguito, dice: gli abbiamo fatto fare una bella camminata. E dice: ah, perché mi ha visto? Certo, l'ho visto. Allora, allora il ragazzo gli fa: bene, e ora cosa farà? Niente. Come niente? Ecco, io in quel momento il partigiano ha cominciato a parlare con me e io ero arrabbiato perché lui non si vendicava, e mentre io gli parlavo lui mi rispondeva. E veramente, se c'è uno psichiatra, so che c'è uno psichiatra in sala perché è un amico, non so cosa mi è successo, ma era veramente lui che mi rispondeva e io mi arrabbiavo. Il dialogo fra me, scrittore, e lui, personaggio, è diventato il dialogo del racconto. E lui mi rispondeva in un modo perfetto, cioè, e lì ho capito che quel racconto poteva essere interessante. Se si fosse vendicato sarebbe stato banale, e invece lì è diventato veramente interessante. E gli spiega come mai non farà niente. Anche se ultimamente uno mi si è avvicinato e mi ha fatto: sai quel racconto lì del fascismo? Io l'avrei ammazzato. In tutti i vostri romanzi e racconti tu hai detto che hai incontrato il genere poliziesco tardi, che in realtà Durand ti ha insegnato che col genere poliziesco si possono fare delle cose bellissime. E secondo me una delle cose bellissime che entrambi state facendo con i romanzi, i racconti, Carlo con le sue trasmissioni, è raccontare pezzi ed episodi della storia d'Italia, costringendo i lettori ad ascoltarli e a leggerli, e soprattutto, come dire, i vostri lettori giovani. Che rapporto avete voi con la memoria storica di questo paese? Voi pensate che questo sia un tramite, cioè il giallo sta raccontando meglio di qualunque altro genere la storia recente di questo paese? Senza di voi forse non si accosterebbero né lettori più adulti né lettori più giovani. Allora, comincio sempre io. Non lo so questo, se noi siamo quelli che raccontano meglio, per carità. Abbiamo sempre detto che il romanzo, un certo tipo di romanzo, il nostro, è il nuovo romanzo sociale, il nuovo romanzo politico, eccetera, eccetera. È vero, non è l'unico sicuramente, ce ne sono tanti altri modi di raccontare, però io la riassumo così. Noi abbiamo un rapporto nei confronti della storia e della memoria soprattutto, che è molto contraddittorio. Siamo uno dei paesi più ricchi di storia del mondo e contemporaneamente più poveri di memoria, perché se andate a parlare, ma non soltanto con persone così giovani, ma con tutti, vedete dei buchi proprio di conoscenza. Io sono un esempio di questi buchi. Io ho scritto un romanzo ambientato nel periodo coloniale italiano, il primo, no? 1894, Battaglia di Adua, perché non sapevo niente di quell'argomento lì. Io sono nato in Piazzale Bottego numero 2 a Parma, vuol dire che davanti a me ho avuto per i primi 6 anni della mia vita, 5 anni e mezzo, la statua di Vittorio Bottego, che era un esploratore italiano, non solo, anche un soldato italiano di quei tempi là. E non ho mai saputo chi fosse sto tizio qua, con un casco come quelli di Sandokan.
e la sciabola, che roba è? Allora abbiamo un rapporto molte volte con la memoria, con la nostra conoscenza storica, che ha dei buchi enormi. Noi abbiamo fatto una cosa, per esempio recentemente dovevamo lavorare su un'ipotesi di una scrittura di un qualcosa che avesse a che fare con gli anni a cavallo tra gli anni 70 e 80. E ad un certo punto alcuni dei nostri, dei ragazzi che lavoravano, era una cosa dentro un laboratorio di scrittura, ragazzi 35 anni, non voglio dire noi ragazzi di 15 anni, ipotizzano che le Brigate Rosse hanno messo una bomba. E allora noi gli spieghiamo, le Brigate Rosse usavano un altro sistema, le bombe le mettevano altri. Non ci sono casi in cui le Brigate Rosse usano l'esplosivo, mi sembra. E loro dicono, sì sì, la strage di Bologna. Fermi, vedete sti buchi? No, non sono state le Brigate Rosse. Parlavamo con bolognesi di 35 anni, che però, allora, abbiamo un rapporto strano con quello che crediamo di sapere, con quello che pensiamo non sia più importante, perché vabbè sono storie vecchie, cosa vuoi stare a parlare adesso ancora di fascismo, antifascismo, oppure di colonialismo, robe vecchie, e con quello che pensiamo noioso, perché molte volte, e questo è quello con cui ci siamo dovuti scontrare, per esempio, quando abbiamo fatto Blu Notte. Noi facevamo un programma che si chiamava Mistero in Blu, poi Blu Notte, che si occupava di casi di cronaca, che sono più facili, tra virgolette, no, da raccontare, hanno un appeal, no, nei confronti, un'attrazione nei confronti dello spettatore più facile, sono i casi, proprio quelli di cronaca, la signora che è stata uccisa, non si sa chi è stato, il giallo, e lo raccontavamo con il nostro metodo, secondo noi abbastanza bene, piaceva molto. Ad un certo punto abbiamo pensato, però con questo sistema, che è quello di leggerci tutte le carte, di usare la sintesi narrativa, perché la narrazione fa questo di bello, capito? Vi sceglie le parti più importanti per il tipo di storia che stiamo raccontando e le mette in fila creando una certa emozione. Io non vi dico quando stamattina mi sono svegliato, ho guardato la finestra, eccetera. Se vi devo raccontare che sono qui, scelgo quelle quattro cose che mi portano qui e che servono. Allora, questo metodo qua, usiamolo, più rispetto per tutte le parti in causa, per raccontare casi più complessi. Noi dicevamo Piazza Fontana, per esempio. E tutte le volte che proponevamo alla RAI questa cosa qui era sempre ma Piazza Fontana non si capisce niente, non si sa come va a finire, è troppo complicata, alla gente non gliene frega niente e figurati, sanno già tutti tutto, che non era vero naturalmente. Qual è stata la cosa che ci ha permesso di agganciare, di raccontare le nostre storie, di fare in modo che poi tanta gente le abbia viste, comprese quelle persone che non sapevano assolutamente nulla, quei ragazzi giovani? Il giallo. Il sistema già, e che è riassunto da quello che mi faceva l'imitazione Fabio De Luigi con paura, perfetto. Fabio De Luigi ha fatto una caricatura di me, no? Sapete, la caricatura è quando uno lo fai con un naso così, in realtà ha un naso importante ma non così, però quel nasone lì riassume tutto il suo essere faccia, no? Ed è della caratteristica, è vero. Io da giallista iniziavo apposta, perché so che se vi dico stasera vi racconto la storia di Michele Sendona, cioè un crack finanziario, la maggior parte dei miei spettatori avrebbero detto boh, soldi, che noia, Sindona, l'ho già sentito nominare, vecchia storia. Ma se io comincio con c'è un uomo, c'è buio, le sagome, io così, no? E comincio con c'è un uomo, è in carcere, beve un caffè, urla, mi hanno avvelenato. Oh, voi dite, cioè Michele Sindona è il crack finanziario. E il giallo è questo, è un sistema per agganciare le persone. Poi ne puoi abusare, può, come dire, travolgerti questo sistema quando ad un certo punto ti ritrovi a raccontare le cose in quel modo, anche quando potrebbero essere raccontate in un modo diverso. Nel mio caso personale la parola paura mi ha cambiato la vita, naturalmente. È una parola che io non posso più usare normalmente senza che qualcuno ridacchi. Per un certo periodo mi dicevano, lo sai che assomigli veramente alla tua imitazione? Cioè io assomiglio a lui, scusate, a Fabio De Luigi, è lui che assomiglia a me. E poi una volta sono andato in un cinema, ho presentato alla Cineteca di Bologna Un maledetto imbroglio di Pietro Germi, tratto da Gadda, quel pasticciaccio brutto, pubblico di appassionati di cinema, d'amsiani, bolognesi, Cineteca, serissimi per carità, io il giallo, nuovo romanzo sociale, tutti. Poi ci mettiamo seduti, silenzio di tomba,
mica i popcorn, ci mancherebbe, no, silenzio totale, e Jeremy inizia, meraviglioso, bianco e nero, tutti affascinati, poi sta interrogando il commendatore e gli dice, è stato lei? E il commendatore fa, io no, e Jeremy gli fa, paura, eh? Uguale, boom, è esploso il cinema, abbiamo dovuto interrompere la proiezione, aspettare un attimo, tutti a prendere, io faccio, vabbè. Dovevano tagliare quella scena, allora. La dovevano tagliare. Allora, se ne abusi di questo sistema, ne vieni travolto e diventi parodia, diventi macchietta, diventi quella bella cosa che James Tarver scrisse, era uno scrittore americano, umorista, no? Scrisse un racconto che era così. Un giorno lui, ipotizzano, si ritrova in una villa in campagna dove stanno in villeggiatura con una signora che gli dice, sai che ieri sera non riuscivo a dormire, ho preso uno di quei libretti che c'erano lì nella cesta, una signora americana, e credevo che fosse un libretto giallo di quelli della Penguin, invece guardi un po', era Amleto. No, dice, era Macbeth. Oh, dice lui, che sfortuna. Eh sì, fa lei. È banale. Come banale, fa lui. Beh, si capisce subito chi è stato. E comincia ad analizzarlo con le categorie del giallo. È chiaro, il primo di solito muore, il secondo è sospettabile, ma probabilmente muore anche lui, è il terzo. E comincia ad analizzarti Macbeth. Allora, quando puoi parodizzare così un genere, per prenderlo in giro, alla fine Tarver dice, ma lo sa che non ho mai letto Shakespeare in questo modo? E poi le dice, sono andato a cercare, ho preso Amleto, lo voglio leggere stasera. E lei dice, sì, e di chi sospetta? Di tutti. Fa lui, e va via con Amleto così. Quando fai così, vieni travolto da questa cosa. Ma se no, è un ottimo mezzo, come diceva Frederick Lauser, altro giallista svizzero e scrittore di tantissime altre cose, è un ottimo mezzo per dire cose sensate. È questo quello che io ho capito, no? E che mi fa utilizzare questo sistema per raccontare di cose che appartengono anche ad altri generi, al romanzo storico, al romanzo di formazione, al romanzo d'amore, quello che volete. Io lo racconto con quelle categorie lì. Me la rinfreschi perché ci ha portato lontano, Carlo. Il problema di come il vostro rapporto con la memoria storica di questo paese, in realtà tu hai usato, me ha colpito molto, in una tua intervista tu dici io sto salvando le storie di guerra di mio padre all'interno dei romanzi di Bordelli, salvando. Ci vuoi raccontare? Sì, è una delle tante cose che si possono fare scrivendo, no? Salvare una memoria sia familiare che anche delle persone, magari ti hanno raccontato, l'altro giorno ero a un pranzo, una ragazza, una donna ha raccontato una storia che ho già scritto nel prossimo Bordelli, lei non lo sa ancora, infatti mi devo ricordare come si chiama per mettere i ringraziamenti, ma io sono sempre lì a cercare, è una storia talmente bella secondo me, di visioni demoniache che sono state raccontate da sua nonna, che lei probabilmente l'ha raccontata a un sacco di persone, ma non l'ha mai scritta. A me l'idea di salvarla sulla carta mi piace. Figuriamoci le storie di guerra di mio padre che ho sentito raccontare da quando ero bambino. E poi c'è anche, no, alcuni che mi dicono, ma sempre raccontando la guerra, no? Ma perché non vai avanti, no? In realtà poi scrivo anche romanzi ambientati adesso, però quelli del commissario sono legati agli anni 60 e dunque subito dopo la guerra, diciamo così. Io negli anni 60 ero bambino, quando ci vedevamo con gli zii, gli amici, si parlava quasi solo di quello. Cioè una storia, un aneddoto di guerra o qualche commento sulla guerra c'era, eppure erano già passati più di 20 anni. Però io poi, è una cosa che racconto sempre, qualche mese fa a un quiz televisivo, di quelli con le risposte, con 4 risposte possibili, c'erano 2 35enni a cui chiedono quando sono saliti al potere Hitler e Mussolini, e uno sceglie 76 e l'altro 85, insomma io quello lì mi sono impressionato, ho detto no, continuo a raccontare della guerra, credo che valga la pena anche per questo. E poi però per continuare a dire cosa si può fare con la scrittura, ci sono cose serie e cose meno serie, ma sempre
secondo me, che fanno parte proprio della scrittura. Beh, uno è un percorso di conoscenza che riguarda me soprattutto. Io mentre scrivo devo assolutamente sentire che dentro di me sta succedendo qualcosa, che ho acceso una candela in un altro angolino buio che non avevo mai visto. Poi c'è appunto salvare una memoria sia personale che di altri. Poi c'è, non so, col commissario lo faccio spesso, gli faccio mangiare quello che io non posso più mangiare, ad esempio, questo che è anche utile, anche questo sogno attraverso di lui. Oppure un'altra cosa molto divertente che credo tu abbia fatto anche te, anche col mio nome una volta, è far saltare sulla sedia un amico usando il suo nome per un personaggio senza dirglielo, così scopri a che ora lo legge, perché ti arriva un messaggio alle 3 di notte che ti dice: ah, Grullo, hai usato il mio nome. Dice: ah, guarda, mi legge alle 3 di notte. Una statistica, diciamo, cerchi di capire. No, è divertente usare davvero i nomi degli amici, quelli con cognomi o nomi o nome e cognome, per cui quello salta sulla sedia e te ti diverti a pensare al momento in cui lo leggerà. Ma lo sa solo lui, lo so io e lui, tutti gli altri è un nome come un altro, insomma, questo è un altro giochino che si può fare. Tu, Carlo, l'hai fatto anche te, di mettere tutti i nomi degli amici solo io ho capito questa cosa qua molte volte. È come per i pittori, no? Il pittore ha bisogno di una mela, va in uno studio, mette una mela lì, poi la fa come gli pare a lui, però ha bisogno della mela. E io molte volte ho bisogno del modello, che è il rapporto che ho, e prendo persone, rubo la carta d'identità di persone. Grazia Negro, che è uno dei miei personaggi, si chiama così perché Grazia Negro è una mia amica che non sapeva che sarebbe diventata Grazia Negro. E ogni tanto le chiedevo: dove sei nata? Nardò, in provincia di Lecce. Bello. Tuo padre che fa? Il tabaccaio. Bello. E così. E poi dopo ho cominciato a metterceli proprio. Il capitano Colaprico, Piero Colaprico, che è uno dei miei personaggi, e Piero Colaprico, che è un mio amico che scrive per Repubblica. Ogni tanto lo guardo, lui infatti si chiederà come mai, lo guardo perché lo vedo come accavalla le gambe, come cosa, dico: bello, questo così fa. C'è un bellissimo accento a metà tra pugliese e milanese, fantastico, che io studio. Poi gliel'ho detto e si è ritrovato, e perché a volte uso proprio il personaggio puro, per dire, in uno degli ultimi romanzi con Grazia Negro a un certo punto la questura di Bologna ha bisogno di confrontarsi con uno psichiatra forense, e io ho scritto dei libri assieme a Massimo Picozzi e quindi avrei chiesto a Massimo Picozzi cosa potrebbe dire il mio psichiatra. Poi ho pensato: perché non ci metto lui direttamente? E infatti c'è Massimo Picozzi, gliel'ho chiesto dopo, no? Arriva lui, si siede e dice le cose che dice lui. Quindi sì, io lo faccio. Ci ho messo anche lui, adesso prima o poi arriva anche fisicamente, Marco Vichi. Io so anche di un'altra storia, magari non facciamo il cognome se non vuoi, quel giornalista che ti persegue se te lo usi. Questo è tipico di molti scrittori, fanno così. Cioè, ci sono alcune persone che in qualche maniera, no, loro ce l'hanno con te, ce l'hai con loro. Io, c'è un giornalista che ha sempre scritto male di me, fin qui è legittimo. Però anche quando non c'entro io, tipo: bellissimo il romanzo di Vichi, non come quelli di Lucarelli che fanno schifo. Ma perché? Allora vuol dire che ce l'hai con me, capito? E quindi di solito per un sacco di tempo tutti i più fetenti, cattivi del mio romanzo si chiamavano come lui. Ora ho smesso perché piano piano, dopo non è che tutti sanno se non ho chi è. Almeno se lo trova lì il suo cognome. Lui una volta fece una recensione negativa dicendo: ah, voglio difendere gli omonimi trattati male. No, che omonimi volevo scrivere? Sei te. Però... lasciato bene. Senti Marco, tu hai parlato di accendere un lumicino e comunque la tua scrittura deve accenderti qualcosa dentro. Dalla vostra scrittura all'impegno che voi avete, la tua ultima fatica, a parte questo romanzo bellissimo Per nessun motivo, che vi invito, come dire, usciti di qui ci sarà un firmacopie, i nostri due protagonisti quest'oggi firmeranno copie, è un'antologia di racconti sulla violenza contro le donne. Tu hai questo impegno fortissimo rispetto appunto all'associazione che sostiene le vittime di violenza. Ce ne volete parlare? Perché credo che questo sia un tema fondamentale. Quando parliamo di dignità dell'autore, parliamo anche di come voi state usando la vostra capacità, la vostra popolarità per accendere questo lumicino su temi che sono
straordinaria e soprattutto per restituire dignità alle vittime. Allora parto io di nuovo. Beh, adesso non è che siamo, voglio dire, è una cosa che io sono contento che mi sia capitato. Io faccio un sacco di cose, per fortuna, e ho la fortuna che quasi tutte quelle che faccio, tranne pochissime eccezioni ma minime, mi piacciono. Una di quelle che mi piace di più è fare presidente della Fondazione Emiliano Romagnola Vittime di Reati, perché mi dà da una parte l'idea proprio di contare veramente, di fare qualcosa di concreto che a noi cosiddetti, tra virgolette, intellettuali, non è che ci capita spesso di sentirci proprio concretamente utili. E lì invece diamo degli aiuti specifici a persone che hanno uno specifico problema e glielo risolviamo. E sono vittime di reati. E l'altra cosa per cui sono grato è che mi ha fatto scoprire un mondo che già in parte conoscevo, ma non conoscevo in quelle proporzioni. Perché la maggior parte degli aiuti che noi diamo, li diamo soprattutto a vittime di violenza di genere, violenza sulle donne, oppure violenza sui minori. E è un modo per ridare, come dire, dignità non soltanto alle persone, ma anche a certi meccanismi e a certi argomenti. A me ha fatto scoprire questo. Io sono uno scrittore di romanzi gialli e quindi ho in mente lo schema del giallo. E lo schema del giallo, che è quello che trovate sul giornale molte volte, trovate nelle storie che ci abbiamo in testa, è detective, morto, assassino. Una volta che c'è stato la soluzione di questo caso, questo evento esce un po' dalla nostra logica, è finito lì, perché il giallo è finito. L'assassino è stato preso e finito in galera. Peggio ancora, l'assassino è il marito che ha ucciso la moglie e poi si è suicidato. Fine, è un caso proprio, no? Dibatteremo su, guardate un po', che problema, femminicidio, eccetera, eccetera, l'omicidio e il suicidio, ma finisce. Noi invece interveniamo per dare un aiuto psicologico a un bambino che va male a scuola. E non potremo mai cominciare un romanzo giallo così. C'è un bambino che va male a scuola, la gente dice, chi se ne frega, sarà un problema, no? Va male a scuola perché lui e sua sorella vanno male a scuola e lui picchia gli altri bambini perché sono i figli di questa coppia omicida, suicida. Hanno perso il babbo e la mamma in quel modo lì, erano presenti e hanno visto l'omicidio, ma non solo. E quindi vedete, c'è un pezzo di problema importantissimo al quale dobbiamo dare dignità, che è il bimbo va male a scuola. In realtà tutta la storia è finita lì. I bambini non ci viene neanche in mente che esistano, se leggiamo molte volte. Poi scopriamo, con chi sono andati? Con i nonni, fermi tutti. Quali nonni? I nonni di lui o i nonni di lei, che si odiano perché si danno la colpa? Con una zia, la quale già ha altri 4 figli. E quindi vedete come i problemi si allargano a cerchi concentrici e nei margini più lontani esiste un pezzettino del problema importantissimo che però noi ci siamo dimenticati, perché diamo dignità letteraria, in questo caso qui, dignità di narrazione soltanto a certi argomenti, che in quel momento sono quelli del giallo. Questa cosa qui mi ha permesso di scoprire che in quella serie di cerchi concentrici la maggior parte degli aiuti che noi diamo, li diamo a persone che sono vittime di quel tipo di violenza lì. Quindi esiste veramente un problema, che è un problema, che nel caso del quello che chiamiamo con una parola brutta, ma necessaria, perché se non nomini le cose non sai che esistono. Prima di istituire il reato e prima ancora la parola stalker, che è una curiosa parola inglese, eccetera, eccetera, però stalker, non sapevamo come definire questa cosa, che questa cosa era mi telefona, mi segue, mi dà fastidio, vedete sbriciolata in mi ha minacciato, che dette così singolarmente sembrano delle sciocchezze, no? In fondo a quei cerchi concentrici. In realtà si chiamano stalker, cioè una cosa che forse finirà con mi spara. Ecco, questa cosa qui, anche femminicidio, abbiamo visto che esiste, io lo dico da riflessioni mie, da dignità, se volete, di essere umano di sesso maschile, esiste ancora da qualche parte nella testa degli uomini, degli esseri umani di sesso maschile, un piccolo buco primitivo che ti fa pensare anche in maniera insospettabile, anche te che non ci crederesti, ma viste le persone che commettono certe cose, nessuno l'avrebbe detto all'inizio, che ti fa pensare che tu appartieni ad un'altra categoria e che l'altra categoria, cioè la donna, l'essere umano di sesso maschile, ha altri diritti diversi, di solito minori, perché in qualche modo la puoi ammazzare. In qualche modo tua figlia, questo vale un po' per tante culture, noi speriamo di averlo in parte superato, ma non è del tutto così, tua figlia deve vestirsi come dici te, ma mai lo imporresti a tuo figlio. Tua figlia non si può vestire in un certo modo, se si veste in quel modo puoi finire per ucciderla. Tuo figlio si veste come gli pare a lui. Vedete questa differenza? Vuol dire che ancora in testa abbiamo una cosa che ci distingue.
Sono scoperto, io sono grato di, che mi abbiano messo a fare questa cosa qui, sono io che ci guadagno perché ho capito un sacco di cose rispetto proprio a questo argomento, dignità, dignità di storie e dignità di persone. Beh, quando io ho conosciuto le prima ragazze, poi donne, nel senso hanno cominciato 20 anni fa di Artemisia, ho detto, ma io voglio fare qualcosa per voi, no? Io scrivo, cosa posso fare per voi? Farò un'antologia, infatti ho curato un'antologia che è uscita il 7 di marzo, il giorno prima la festa della donna. Tra l'altro la festa della donna è stata festeggiata con 2 omicidi invece di 1, 2 femminicidi, e che porta soldi a loro, cioè anche l'editore ci ha messo un po' più di royalties per portare finanziamento a Artemisia. Ho coinvolto 30 autori, purtroppo Carlo l'ho mancato per un pelo, ma ci farà pubblicità perché non ce la faceva in quel momento, ma lui so che l'avrebbe voluto fare molto volentieri. Ci sono delle vignette di Staino a colori nel mezzo, veramente belle, copertina di Giancarlo Caligari, una copertina molto forte anche quella. E niente, io ho partecipato così al finanziamento di Artemisia col mio lavoro, quello che potevo fare. Ho chiesto agli autori di raccontare anche e soprattutto la violenza più nascosta, non gli occhi neri e i lividi, ma un altro tipo di violenza, psicologica, sociale, culturale, quella che fa il vuoto intorno alle donne, quella che toglie dignità e autostima alle donne, no? Che a volte è anche di raccontare quello strano equilibrio che quando io sono nato era normale, in cui in una coppia funziona così, è così, perché è così, con la tautologia si spiegava, no? Nel Comizi d'amore di Pasolini c'è una donna chiede Pasolini, ma perché l'uomo è libero di fare così e la donna no? E lei risponde, perché l'uomo è uomo. Questa era la spiegazione, è così, non è che si va contro a questa logica. Ecco, la speranza per me, se posso sperare molto, molto in alto, sognare in grande, è che questa antologia, se uno la legge, possa aprire gli occhi anche a certe donne che stanno vivendo delle situazioni a rischio, diciamo così, particolari, e le stanno prendendo come normali, cioè vengo trattata così perché nelle coppie funziona così. Ecco, se si accende questa lucina e dice no, momento, io mi sto guardando dall'esterno in questo racconto, mi sta succedendo esattamente così, non vengo toccata, nessuno mi picchia, nessuno alza un dito su di me, però io sto vivendo questa vita qui, non mi fa mica bene. Ecco, anche se succedesse anche una volta sola, quell'antologia lì avrebbe un'enorme dignità, no? Diremmo proprio di sì. Non è la dignità che stai dando al lavoro di Filo di Iuta? Sì, anche. Posso parlare, no, Filo di Iuta, per chi mi conosce, è un'associazione di Parma che apre scuole in Bangladesh soprattutto per i figli dei fuori casta e hanno in gran numero come maggioranza bambine, perché nella cultura è vero che la religione ufficiale è l'Islam, ma in realtà sono migliaia di anni di induismo e questo ce l'hanno proprio è impossibile cancellarlo da un momento all'altro. E i fuori casta sono quelli che non hanno assolutamente diritti, le donne fuori casta ancora meno se possibile. Loro fanno scuole là perché pensano che giustamente che l'unico modo per quella cultura di cambiare il proprio destino sia l'educazione. E infatti hanno anche dei frutti, nel senso che ci sono i primi ragazzi, c'è un ragazzo fuori casta che ha studiato da loro, che è arrivato all'università, più ragazzi sono arrivati all'università, ma questo ha fondato un'associazione che in lingua
di laggiù, di un bengalese, vuol dire fuori casta, ha messo insieme un gruppo di avvocati, di intellettuali che difendono i diritti dei fuori casta. Ovviamente ha avuto minacce, è stato picchiato, è successo di tutto, però lui ha avuto il coraggio di dire basta, ma cos'è questa cosa delle caste, non la voglio più, voglio andare contro. Ecco, questa è l'associazione, si chiama Filo di Iuta, il Filo di Iuta, se potete andarla a vedere su internet, e se qualcuno di voi non sa a chi destinare il 5 per 1000, no, tanto a voi non costa nulla, potete dire lo diamo a Filo di Iuta, che loro ne fanno veramente un buon uso. Non solo, ma loro con 50.000 euro l'anno fanno studiare 1000 bambini, gli danno assistenza sanitaria e li aprono un conto corrente per quando andranno all'università o si sposeranno. Per cui fanno tutto questo con 50.000 euro, non è una onlus milionaria. No, che chiede, che spende magari 20 milioni di euro, ma 50.000 euro, che per loro sono una cifra enorme, per qua potrebbe la fondazione dove, no, scherzo. Bene, comunque se volete ci aiutate, se volete leggere i racconti Filo di Iuta, nell'ultima raccolta di racconti Marco fa su questa associazione il lavoro che fa sulle storie di guerra di suo padre, le ha prese e le ha raccontate. Le ha raccontate in un'antologia, sì. L'ultima domanda è per Carlo Lucarelli. Allora, l'ultimo libro, io sono di parte, Peccato mortale è strepitoso. Per chi ha amato il commissario De Luca, per chi non lo conosce lo vuole conoscere. Dove lo ritroveremo il commissario De Luca nel prossimo futuro? Allora, io ho scritto questo libro ambientato tra il 25 luglio e l'8 settembre del 43 più o meno, quindi nel momento in cui cade Mussolini e poi arrivano i tedeschi. E perché mi sembrava che fosse interessante vedere quel periodo storico che non conoscevo, anche quello, un periodo di totale sospensione, veramente schizofrenico, e metterci il mio commissario per capire, chiedendoglielo a lui, qual è il suo rapporto con il suo passato, cosa ha fatto durante quel periodo fascista, perché in Carta Bianca il primo romanzo lo vedo scappare, che ha combinato prima, allora sono andato. Poi però ho finito, ho studiato un sacco di libri ovviamente e sono arrivato in tutti i libri fino a pagina 38-62, che era quando finiva il 1943. Poi c'erano dei capitoli meravigliosi, meravigliosi dal punto di vista narrativo naturalmente, no? Pieni di idee, di cose, da lì in poi, inverno del 44 a Bologna. E io tutte le volte dicevo, bello, però mi spiace, non appartiene alla mia cosa. Allora ho concluso il mio romanzo Peccato mortale ottenendo dal mio commissario una serie di risposte a quelle che erano le mie domande, oltre alla soluzione del caso, eccetera. Però ne sono rimaste un paio. Allora ho pensato, eccolo qua, bisogna che continuo a dialogare con lui, devo fargli queste altre domande, e quando gliele faccio, da pagina 38 in poi, dei romanzi, cioè dentro il 1944, l'inverno del 44, per Bologna soprattutto, ma poi un po' come simbolo per tutta l'Italia, è un periodo incredibile, il fronte si è fermato a 20 chilometri da Bologna, Bologna è una città di frontiera, una sorta di città aperta, in mezzo, per tacito accordo c'è la spare zone, che si riempie di 500.000 persone che scappano dalle campagne perché là succede di tutto, c'è la guerra, si riempie di mucche, per cui avete una Bologna piena di mucche, perché così non le requisiscono dalle altre parti, piena di muggiti, tutta bombardata, con un'attività da una parte dei GAP partigiani molto intensa, fanno saltare per aria l'hotel Baglioni per esempio, e dall'altra parte di due brigate nere e di tutte le varie polizie politiche intensissima, con una serie di omicidi. Ecco, dentro questa cosa qui, che da pagina 38 in poi mi faceva sempre, mentre sottolineavo, guardare con l'occhio e dire qui, ma non importa, è bellissimo infilarci di nuovo il mio commissario, metterlo nei guai e dire adesso voglio vedere cosa fai, ed è quello che sto facendo adesso. Ora grazie veramente a tutti e due e lasciamo la parola a loro e alle loro domande. Se non sbaglio, nell'inferno della domanda c'è quel grande rastrellamento, però Piemonte fu un rastrellamento. Sì, sì, anche da noi. Di solito fate tante domande. Ma noi abbiamo un registro, possiamo interrogare sì, noi. Se non ci sono volontari, interroghiamo noi. Quindi.
Intanto che ci pensate, io so perché voi siete qua, tutti voi, perché volete vedere Lucarelli che unisce le dita. Questa è una maledizione che ormai c'è, ma ormai il mio imitatore De Luca, ormai sono passati un po' di anni, quindi un sacco di gente per fortuna non se lo ricorda più, allora posso ricominciare a tenere le mani così. Una volta ero in treno, no? Camminavo a un certo punto nel periodo massimo di Blue Note, tutti, e cammino, Eurostar, no? Sapete, sto nel corridoio, vado al mio posto, incrocio un signore e una signora e questo mi fa fermo, fermo, così proprio, fermo, fermo, fermo. Oh, dico io che c'è? No, no, mi fa fermo, fermo e poi la moglie gli fa chi è? E la signora fa bu. E io dico vabbè, non importa, no, arrabbiato qua, no, sta lì. Fa no, ti conosce, dai che lo conosci, chi è? E lei bu. E io ho detto guardi signora, faccio un programma in TV, non è necessario che si ricordi, posso andare? No. Poi si gira verso di lei, dai, è quello con le mani così. Tutto il treno ha riso e io, di dignità, sono andato, ho detto sì, sono io quello lì, buonasera, paura, sono andato a sedere. E vabbè, adesso per fortuna si è un po' persa questa cosa, quindi sono tornato ad essere me stesso. No, poi c'era il regista della trasmissione che disse non lo fare più, perché lo fa De Luigi, non lo fare più. Buongiorno, allora io ho una domanda per Lucarelli, posto che chiaramente le puntate di Blue Note le guardavo tutte e chiaramente l'imitazione era fantastica, perché quando l'ho vista stamattina prendere il caffè ho detto che è lui, cioè nel senso non si prescinde. Volevo farle una domanda, lei scrive anche sceneggiature per la televisione, sì. Chiaramente la mia domanda è l'ultimo suo lavoro, credo l'ultimo, La Porta Rossa. Sì. Che ho letto un articolo recentemente in cui Trieste è stata invasa dai turisti che volevano ricercare anche i luoghi della Porta Rossa. Io a dicembre sono andata a Trieste sono andata alla ricerca di queste bellissime inquadrature, di questa bellissima città. Che responsabilità si sente un autore, uno scrittore, uno sceneggiatore quando sa di aver tanta presa sul pubblico? Quindi anche, non le chiederò se ci sarà una terza serie, glielo è, cioè io non, però che responsabilità ha una persona quando sa che ha tanta presa sul pubblico, letterario o televisivo? Beh, è una responsabilità chiaramente, oddio, in teoria uno ce l'ha sempre questa responsabilità, arrivo alla Porta Rossa e anche alla terza serie, però prima dico questo, è una responsabilità che a me ha insegnato un editore e poi me l'ha insegnato un altro scrittore. Quando ancora tempo fa agli inizi, quando c'è questa sorta di onnipotenza, ho scritto un romanzo, l'hanno pubblicato, il secondo l'hanno pubblicato, ha successo, ti sembra di poter fare quello che ti pare, e un editore mi disse, un editore bolognese, vuoi fare un libro con me su questo argomento? Io ho detto ma certo, bello, interessante, lo faccio. Poi passava il tempo, lo incontravo e mi diceva stai scrivendo? No, ma vedrai che scrivo. Ma me lo devi dare in giugno? Sì, ma vedrai. E a un certo punto lui mi ha detto ma scusa, sai, hai capito che libro ti sto chiedendo? No, dico io, un libro ambientato, Guernica, era ambientato durante la guerra civile spagnola. No, io ti sto chiedendo il libro più bello che tu abbia mai scritto in vita tua. Ecco, questa è la responsabilità, anche quando magari sei proprio all'inizio, non hai nessuna presa, però la responsabilità. Poi un giorno l'ho detto ad un autore, presentavo Jeffrey Deaver, no? Un autore di polizieschi americani, e gli ho buttato questa domanda sapendo che avrebbe detto questo. Gli ho detto, a me mi ha detto così un editore, tu pensi così? E lui mi ha detto, no, come no? Il libro più bello è il prossimo. Ah, cavolo, ho detto, hai ragione. Allora, responsabilità sempre. È vero che quando scriviamo certe cose e scopriamo che hanno quel successo, beh, dopo una responsabilità c'è. La Porta Rossa è curioso perché ci abbiamo messo tanti anni per scriverlo. Abbiamo cominciato con un'idea, abbiamo litigato 4 anni interi, tra produzione, Rai, come succede sempre, sceneggiatori, tu hai un'idea, loro un'altra, un macello. Siamo arrivati ad un compromesso, che è stato la prima Porta Rossa che abbiamo fatto, che ha come protagonista, si può dire perché è così, no? Un commissario che è morto, indaga su per scoprire il proprio assassino, è un fantasma, è rimasto in un certo senso. E l'abbiamo scritta dopo tantissimi anni di elaborazione e quando l'abbiamo licenziata eravamo talmente dentro quella storia che nessuno di noi, io e gli altri due, no, che scrivevano con me, soprattutto Giampiero Rigosi e Sofia Sirelli, e non riuscivamo a capire cosa avevamo fatto, tanto che abbiamo scritto una lettera alla Rai dicendo se poi non piace non è colpa nostra. Perché non capivamo, in realtà avevamo raggiunto un equilibrio giusto tra
le nostre pulsioni noir, chi è stato, cosa è successo, paura, e tutte le richieste sentimentali, generazionali, psicologiche della RAI, che di solito fa quel tipo di prodotto, loro lo chiamano. Siamo riusciti a metterle insieme evidentemente con un equilibrio giusto, perché ha avuto un successo la prima serie strepitosa. A quel punto abbiamo fatto la seconda, che ha avuto un successo anche quello molto, molto forte. La responsabilità è che noi stiamo pensando una terza. Poi è chiaro che ogni produzione è mettere insieme anche attori, registi, quindi va bene, quella sono affari loro. Però noi stiamo scrivendo una terza e ci sentiamo una specie di macigno sopra. Non possiamo scrivere una cosa che funzioni di meno. Dobbiamo scrivere la porta rossa più bella che ci sia mai venuta in mente. Quindi siamo lì a dire, oh, e la RAI ci ha detto, attenzione, dovete scrivere una roba. Trieste è entrata dentro questa storia qua in una maniera curiosa che fa capire come funzionano le cose, perché chi vede le cose dall'altra parte non lo sa come funzionano. A volte ci dicono, e come mai non scrivete più di quel personaggio? In Coliandro c'è un personaggio che è scomparso, Coliandro è un'altra serie che facevo io, l'ispettore Gargiulo. Perché questa scelta di non usare Gargiulo? Perché Gargiulo, non esiste uno che si chiama Gargiulo e fa l'ispettore di polizia, esiste un signore che si chiama in un altro modo e fa l'attore, il quale non aveva più la disponibilità di farlo. Allora, noi abbiamo scritto la nostra serie ambientata a Bologna, perché siamo scrittori bolognesi e ci viene istintivo mettere una cosa sotto un portico. Poi la RAI si è detto, non sarà Bologna, sarà Torino. Perché? Perché ci sono degli studi di produzione a Torino che lavorano bene e costano poco. Ah, abbiamo detto, mentre stavamo pensando, noi continuiamo coi portici, però sarà sotto la mole, va bene. Poi a un certo punto la Film Commission di Trieste, che è bravissima, ha detto, noi vi diamo queste agevolazioni, e la RAI dice, è Trieste. E noi abbiamo detto, accidenti, vabbè, ci cambiate. E allora abbiamo cominciato a studiare Trieste, perfetta. Vedete quello che si diceva prima, no? La battuta. Trieste è perfetta per quella cosa lì. Allora siamo andati là, abbiamo guardato e abbiamo fatto... Film Commission di Trieste, sono stati bravissimi, hanno sfruttato questa cosa, fanno il tour della Porta Rossa. Voi andate a Trieste e c'è un tour nei luoghi, che sono luoghi interessanti, contraddittori, misteriosi, li abbiamo raccontati così perché sono così. Ecco che allora, che responsabilità? Beh, qui siamo contenti, voglio dire, se la città di Trieste viene vista, come successe con Bologna, con Coliandro. Nessuno aveva più visto la città di Bologna in TV dopo Sarti Antonio. Se avessi detto Bologna, le torri, basta. Niente, siamo arrivati noi, abbiamo raccontato. Poi Bologna non fa il tour di Coliandro, però vabbè, questo è un altro discorso, lo fa Trieste. Complimenti a Trieste. Grande responsabilità, giusto, comunque. No, io volevo... Sì, sì, no, ma per dirti... Grazie, io mi chiamo Mario, una domanda per Marco. Che c'è? Si sente, sì? Sì, sì. No, c'ho la moglie che mi redarguisce perché forse si sente troppo. Le mogli sono fatte apposta. Allora, parlando di Porta Rossa e di Carlo, Bordelli c'ha la possibilità di arrivare in televisione? Sentivo arrivare, sentivo... No, vabbè, no, no, credo, certo, di no, no. Che chi ti legge assolutamente se lo domanda. Allora, quando mi fanno questa domanda in questo periodo mi viene sempre in mente una battuta di un film con Bruce Dern, poliziesco. Uno entra, c'è lui che tiene la testa di un testimone che non vuole parlare dentro un Vespasiano, diciamo così, no? E quello fa, allora come va quel caso? Ci stiamo lavorando, ecco, gli chiede, gli dice questa battuta. Ci stiamo lavorando, chi lo sa, Carlo lo sa bene, sono meccanismi difficilissimi, tutto si deve incastrare, tutto... E devi trovare tanti soldi perché è un film in costume, bisogna ricostruire gli anni 60. È vero che con la post-produzione si possono togliere i cartelli e tutti i ristoranti moderni e tutte le cose moderne che ci sono ora, però sono considerati effetti speciali e costano un sacco di soldi. Si fa comodamente, facilmente adesso, però costa, per cui il film in costume costa, non dico il doppio, ma il 70% in più, e è più difficile
che fare un film ambientato del Settecento, perché non c'era nessuno di noi nel Settecento, credo, insomma. E invece negli anni 60 c'erano tutti, per cui se sbagli una cosa cade tutto, cioè la gente si arrabbia, no? come già anche ora lettori che mi dicono: guarda, Via dell'Anguillara nel 64 si andava in altro senso, è sbagliato, insomma, dicono queste cose, o particolari delle automobili, varie cose che io correggo, io tutte le mie edizioni sono tutte diverse, perché le indicazioni dei lettori io le prendo, le annoto, le mando all'editore e non le può più. Ogni edizione deve ricambiare la ciano della pagina e rifarla, perché c'è un'inesattezza. Insomma, io le targhe, parliamo delle targhe delle macchine. Non c'era in quell'anno quella targa, eravamo arrivati a 18, te hai messo 25, non va bene. Buongiorno e grazie, complimenti a tutte e due. Sono Francesca e avevo una curiosità: se ci potete dire qual è il libro che vi ha cambiato la vita, magari di questo genere, proprio del genere che poi è diventato il vostro, sarebbe bello saperlo, grazie. Bene, comincio io perché ce l'ho, perché in realtà sono tanti i libri che cambiano la vita, anche nel genere, voglio dire, perché a un certo punto ne incontri uno e capisci che... Però io ce l'ho fisso, che è proprio la storia. Io avevo 13 anni più o meno e stavo a casa di mio nonno le domeniche pomeriggio. Non sapevo cosa fare, avrei dovuto fare i compiti, però vabbè, insomma. Comunque, e mio nonno era il direttore dell'azienda del gas di Faenza, quindi c'aveva tutti i libri così, che è un ragazzino di 13 anni, non è che... Mi ricordo un libro che tutte le volte vedevo la costola, c'era scritto il libro del fresatore moderno, e io dicevo: guarda un po', un giorno leggerò il libro del fresatore moderno. Avevo un'enciclopedia UTET, che poi ho scoperto che era più recente, ma a guardarla io ero convinto che fosse degli anni 30, per cui... Ed ero lì sdraiato sul coso di mio nonno e dicevo, sul divano dello studio, il mio nonno direbbe: a un certo punto vedo una costolina bianca, mi pare, con due occhini strani, no? Di cos'è sta roba? Tiro fuori, era un giallo, cos'era? Garzanti, mi pare, non mi ricordo, Longanesi, comunque quella colonna, e c'era scritto Giorgio Scerbanenco, i ragazzi del massacro. Giro ed è la storia di un gruppo di ragazzi che massacrano la professoressa, metà, ho detto: oh, è interessante, e comincio a leggerlo. E mi ha cambiato la vita, perché allora ero uno che aveva una vaga idea di raccontare le storie che c'aveva in testa con la scrittura e potevo, in più leggevo romanzi, perché mia mamma era una lettrice che mi passava tutto quello che leggeva che le piaceva e che riteneva comunque comprensibile da me, e senza dirmi è un giallo, un romanzo d'amore, poteva darmi Dostoevsky come Agatha Christie se le era piaciuta la storia. Io mi sono accorto dopo un po' che le storie che più mi piacevano erano quelle che iniziavano con qualcosa di strano, e quindi avevo già letto romanzi di quel genere, però erano appunto il giallo classico, era Agatha Christie, mi piaceva Poirot, ah guarda che bella sta cosa. Leggo Scerbanenco, i ragazzi del massacro, un romanzo durissimo, di un'attualità che funziona anche adesso, molto violento, e che, nel quale lo scrittore si permette di scrivere nel modo più giusto per la storia che sta raccontando, con virgole che non dovrebbero stare lì. Cioè la vera frase che mi insegnavano nel tema fa ta 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 punto ta ta ta, e lì invece trovo 15 righe di un flusso, bellissimo. E allora lì, quando ho finito quello, ho pensato: oh, a me un giorno mi piacerebbe proprio scrivere delle cose così. Mi sono letto tutto Scerbanenco e quello mi ha cambiato la vita. Anche per me sono tanti, non riuscirei a dire il libro non mi ha cambiato la vita, anzi a me piace dire di ogni libro che mi è piaciuto è il romanzo più bello che abbia mai letto. Poi cambio, dico, è il romanzo più bello che abbia mai letto, ma è vero, tutti i romanzi che ho amato sono il romanzo più bello che abbia mai letto, non posso farci nulla. E continuo a scoprire scrittori o scrittrici che mi sorprendono e che mi fanno dire: oh che bello, ora me lo leggo tutto, no? Che sono, cioè, quando scopri uno scrittore che non conoscevi, la prima cosa bella è dire: ah, quanti ne ha scritti? 27, bello, per 27 romanzi io avrò il piacere della scrittura.
e queste letture intervengono nella mia in un modo che riconosco soltanto io, che è una musica interna che riconosco soltanto io. Però ogni scrittore che scopro, che mi affascina, mi fa capire cosa io ho tralasciato nella mia scrittura, cioè cosa io ho lasciato dormire della mia scrittura, e mi aiuta a svegliarla, per cui mi aiuta a essere sempre più me stesso. E mi piace nominare, qualcuno farà, l'ho letto perché sono convinto, ma la maggior parte non conoscerà questa scrittrice, che è fuori catalogo assolutamente, che si chiama Alba de Céspedes, che è mezza cubana, nel senso suo padre era cubano, ha avuto un successo strepitoso a partire dagli anni 30 fino agli anni 60, e poi è scomparsa, è stata spinta verso il romanzo rosa, è una donna, scrive storie di donne, il romanzo rosa piano piano si è dissolta, gli hanno fatto il Meridiano, che insomma per me non è, come dire, un grande riconoscimento, è un riconoscimento, un monumento, una statua, un monumento in una piazza messo lì, ma tutti i suoi romanzi sono fuori catalogo da anni e anni e anni, infatti stiamo cercando, forse ci si fa a farlo ripubblicare da Mondadori. Secondo me è una delle più grandi scrittrici del Novecento italiano, scriveva in italiano, che è completamente dimenticata. Ecco, quando ho scoperto lei ho detto, leggendo 5 romanzi di fila, questo è il romanzo più bello che abbia mai letto, ogni volta, e questo per me è fantastico, e continuano a sorprendermi questi grandi scrittori. In attesa della prossima domanda, volevo dire una cosina sulla suspense, no? Ogni bel libro ha la sua suspense, non importa se è un giallo, un poliziesco, un thriller. Se voi leggete La confraternita dell'uva di John Fante, lo leggi dalla prima pagina e dici, che cosa succederà quando lui andrà da suo padre? In che situazione troverà? Che riusciranno a fare questo? Che cosa accadrà tra loro due? È uno dei romanzi più belli sul rapporto padre e figlio siano mai stati scritti, e non c'è il delitto, non è un poliziesco, è semplicemente una grandissima narrazione, e tu vai avanti perché vuoi scoprire cosa accade dentro le persone. Quella è la vera suspense, secondo me, anche in un poliziesco. Dove era la domanda? Ecco. Sì, entrambi avete parlato di dignità del personaggio e di letteratura classica e di aspetti psicologici dell'assassino, diciamo così, dell'aggressore. Mi domando come mai raramente si sentono o si leggono romanzi che partono dalla dignità della vittima, nel senso che l'aspetto psicologico della vittima viene pochissimo indagato, e di fatto però la vittima è quello che dà l'occasione del giallo. Senza la vittima non si potrebbe forse scrivere un giallo, solo che sembra un corpo che viene ucciso, lo strumento per poi parlare dell'aggressore, della vittima si parla sempre pochissimo. E allora mi domandavo se non fosse possibile cominciare a scrivere qualcosa a partire dal punto di vista di colui che è vittima. Certo. Comincio io a rispondere perché c'ho uno studio su questo. È vero, nella maggior parte dei casi così, se penso ai miei romanzi è così. Esistono romanzi che sono stati scritti da parte delle vittime, Amabili resti per esempio è proprio la vittima che racconta, ci sono. Però è vero che per quel meccanismo che dicevo prima, o per quello che io voglio raccontare, la vittima diventa più uno strumento. Volevo rispondere io, ci ho pensato, perché in realtà non è così, non è stato così in alcune cose che ho fatto. Quella cosa che vi dicevo prima, Mistero in blu e poi Blu notte, cioè il racconto di casi di cronaca, noi ci siamo ritrovati ad elaborare un metodo, un modo, e quindi anche una certa considerazione di dignità,
Involontariamente, mi spiego, siccome in quel periodo lì, era a cavallo tra il 97 e il 98, c'erano già stati programmi di cronaca nera, c'era stato Telefono Giallo come una sorta di, no, di maestro, va bene, però altri programmi, uno di questi era la cronaca in diretta, veramente, veramente biechi, con la gente che veniva violentata praticamente, e i testimoni, domande tipo mi può dire cosa ha pensato quando ha visto sua figlia morta per terra, queste cose qua, e noi non volevamo essere quella cosa, anche se io raccontavo casi irrisolti e quindi il morto ammazzato, chi è stato, il giallo, eccetera eccetera. Allora abbiamo detto facciamo quello che si fa in letteratura a volte, ti dai dei paletti, cioè ti dai una specie di, ti metti un ostacolo per sapere come lo supererai, e il modo di superarlo è la sperimentazione nuova. Per me, visto che scrivevo io i miei testi, era non userò mai la parola cadavere, perché è legittimo, è morto per terra, è un cadavere, no? Sei ucciso, ma non la voglio usare perché fa troppo cronaca nera. Allora a un certo punto, scrivendo, si apre la porta e c'è un corpo riverso a terra, va bene. Poi dopo un po' dovevo dirle, e non posso ridire la stessa parola. E così ho cominciato a nominare la persona, me la invento, la signora Clotilde. La signora Clotilde già stabilisce un rapporto, no? Quello per terra non è un cadavere, cioè l'oggetto del mio giallo, è la signora Clotilde. Allora ha cominciato a farmi chiedere a me e a quelli che lavoravano con me, ma chi è sta signora Clotilde? Scriviamo la sua storia anche, chi era, ad approfondirla di più. A un certo punto la signora Clotilde è diventata il protagonista. Questa è la storia della signora Clotilde, non di chi ha ucciso la signora Clotilde, che non si sa tra l'altro perché è risolto il caso. Quindi da questo punto di vista qua, l'esperienza l'avevo fatta e funzionava bene, perché a un certo punto la gente si appassionava ad un tipo di narrazione che non avevi bisogno di metterci più sangue, ancora più sangue, ancora più sangue, perché già ti bastava Clotilde, perché la conosci. Chi è che? Cos'è successo alla povera signora Clotilde, che è una che io conosco? Lascia perdere il sangue, quello è un dettaglio. E perché non l'ho riportato nei romanzi? Me lo chiedo, grazie per la domanda, sarà uno spunto di riflessione per me come narratore. Beh, a me in realtà piace moltissimo ricostruire la vita, il carattere dei personaggi. Chiaro che non lo puoi fare direttamente perché è morto, quello lì è stato ammazzato, per cui lui non lo puoi recuperare. Però sentendo tutte le testimonianze delle persone che lo conoscono, viene fuori che, come succede, come è naturale che sia, che ognuno ha la sua visione. C'è un coro di persone, ognuno dice ah, quello era un grand'uomo, meraviglioso, quello era un farabutto. È interessante questa cosa di trovare la lettura diversa a seconda delle varie situazioni. Mi è successo varie volte di raccontare proprio la vittima in modo completamente diverso, perché il commissario Bordelli è proprio curioso di quello: chi era lui, che rapporto aveva con le persone che gli stavano intorno, per capire se c'è, per trovare il classico movente ovviamente. Quando trova una persona che è osannata da tutti, dice ma perché chi lo può aver ammazzato se tutti li volevano bene, e poi invece magari scopre che non era esattamente così, che c'era uno solo che... Come nel mondo, chi può averlo ammazzato perché tutti... Esatto. Esatto, o tutti appunto, tutti ne pensano così male che c'è una schiera di persone che potrebbe averlo ucciso. Interessante questo. Buon appetito. Allora, io ho letto molti romanzi di Marco Vichi perché mia sorella triestina, vive a Trieste, appunto lo conosceva, e quindi visto che erano ambientati a Firenze mi ha detto leggili un po' anche tu. E devo riconoscere rispetto a quello che ha detto ora che trovo presentata la banalità del male in modo molto piano, attraverso la quotidianità. E questa è una cosa che apprezzo molto. È una cosa anche che fino adesso mi ha impedito di leggere un suo libro in cui si parla della scomparsa e dell'uccisione di un bambino, perché immagino che ci si avvicini proprio
come dire, insomma, delle emozioni molto forti, però insomma, questo è un mio problema, perché in effetti è proprio attraverso questa quotidianità, questa anche attraverso un linguaggio piano, attraverso un personaggio così umano, così poco commissario secondo gli schemi, insomma, del poliziesco. Tra l'altro il commissario Bordelli ha anche una sua concezione di giustizia che non è esattamente quella ufficiale e che gli procura anche una serie di guai. E quindi è proprio perché questa banalità del male ci arriva attraverso l'ordinario. Ecco, questa è una cosa che apprezzo molto e ecco, mi chiedo se ci può anche raccontare come mai ci è arrivato. È stato tutto merito del commissario, che si è raccontato davvero. Purtroppo bisogna dire così. Io l'ho scoperto, mi ricordo che quando ho cominciato a scrivere di lui nel 95, non avevo ancora pubblicato nulla, si svolgeva nel 95 il romanzo, ho scritto 3 pagine ambientate nel 95, lui era completamente diverso. Nella mia mente, nella mia fantasia, è umano per immaginarsi una personalità, esce dalla questura e lo vedo salire su un maggiolino e dico: guarda un po', maggiolino, anni 60, mio padre aveva un maggiolino quando ero bambino, era una macchina che amavo moltissimo. A quel punto ho detto sì, gli anni 60, voglio raccontare gli anni 60, è scattata la terza pagina. Finito un romanzo scritto in 2 settimane, ho detto: a me questo personaggio mi sta simpatico, voglio conoscerlo ancora di più, e ho continuato a raccontarlo, per cui ci sono arrivato trascinato da lui, che voleva farsi conoscere. Ma questo mi dà l'occasione, quando ha detto che non riesce a leggere Morte a Firenze, giusto? Ecco, l'occasione di raccontare che una signora una volta mi ha detto pubblicamente a una presentazione: io non leggerò mai più un suo romanzo. Ho detto: ma perché? Perché ho letto Un tipo tranquillo e sono stata così male che non ho il coraggio di aprire mai più un suo romanzo. Ho detto: guardi che è l'unico che è così angoscioso, triste. Ho scritto anche romanzi divertenti, provi. No, non voglio rischiare, non la leggerò mai più, ho perso una lettrice. Ma a livello di soddisfazione personale, essere riuscito a coinvolgerla in questo modo per me è un grande successo. Mi dispiace sia stata male, però che ne pensi, Carlo? No, anzi, è una cosa... Sei invidioso. Sono invidioso, sì. No, perché in effetti sì, significa aver veramente coinvolto una persona che evidentemente se è stata male, perché ci sono dei motivi per cui è stata male, quindi li hai rimessi... in circolazione. Si è identificata, è entrata dentro. Insomma, era peggio se avesse detto: mi ha fatto talmente schifo che non leggerò mai più lei. Allora questo no, a volte a me è capitato qualcuno: ho letto i tuoi romanzi, guarda, proprio non mi piacciono i tuoi romanzi. E vabbè. No, meglio così, è molto meglio così. No. Chiara, concludi te. Allora, grazie a tutti voi, grazie ai nostri 2 ospiti, attendiamo, come dire, i vostri nuovi romanzi e intanto, come dire, c'è la possibilità di un firmacopie per chi lo vuole. Grazie a tutti e grazie alla Fondazione. Grazie.